Simoniero è qui al centro operativo misto per monitorare il territorio. Cisano sul Neva particolarmente colpita, l'abbiamo visto nelle terribili immagini di oggi. Qual è la situazione adesso? Beh, la situazione è migliorata grazie anche all'intervento di oggi pomeriggio per liberare la strada provinciale. Siamo riusciti ad arrivare nella frazione di Martinetto con i mezzi di soccorso, a dare un po' di sollievo anche alla cittadinanza, a far vedere che comunque la presenza nostra c'era. Abbiamo liberato due o tre situazioni critiche, due o tre frane e ora stiamo monitorando il Neva in frazione Martinetto perché ci sono di nuovo delle fuoriuscite che sono incominciate circa una ventina di minuti fa. Adesso siamo qua in sala operativa per vedere se riusciamo a fare un intervento con i vigili del fuoco, se riescono a darci un escavatore per poter liberare la parte del pontino di Martinetto, che è ovviamente mancante, necessita uno sfogo dentro il fiume, perché sennò continua tutta l'acqua che tracima dal fiume, rischia di finirci tutta di nuovo sulla strada provinciale, dunque di ricreare la situazione che si è verificata oggi pomeriggio. Anche degli sfollati a causa della situazione, quante famiglie sono interessate, quali sono le storie che sono alla base di questo? Le famiglie sono tre fondamentalmente, ma non a rischio di frano, di smottamento per la loro casa, ma proprio per una questione di sicurezza, perché vivono in una frazioncina vicino al ponte di Santa Pollonia, che è stato chiuso per motivi di sicurezza, perché si è creato una sorta di diga, ovviamente, con tutti i materiali che sono arrivati portati dal fiume. E poi due famiglie di Zuccarello che per sicurezza abbiamo deciso di far stare anche loro nella palestra a Leca, dove abbiamo allestito insieme ad Albenga questo centro, e che abbiamo preferito per non metterli in situazione di criticità. Abbiamo deciso invece di portarli su con i mezzi della protezione civile, di fargli passare una serata alternativa per loro, perché ovviamente preferirebbero starsene a casa, però l'incolumità delle persone è la cosa più importante. Abbiamo cercato di creare un po' di disagio, ma almeno di garantire la loro sicurezza. Anche attività colpite, ma adesso si guarda, innanzitutto ad affrontare l'emergenza e poi al futuro? Beh, certamente, guarda, oggi è stata una giornata terribile, una delle più brutte veramente della mia vita. Non mi aspettavo mai di essere così. Quando hai un ruolo come il mio, che sei il sindaco di un territorio, rimani veramente disarmato di fronte a una situazione come questa. Ovvio, oggi abbiamo cercato di dare sicurezza alle persone, di mettere in tranquillità la cittadinanza, e domani purtroppo faremo poi la parte più brutta, cioè quella, la conta dei danni. Certo, le attività colpite sono veramente tante, dal distributore di Martinetto al ristorante, al bar, alle officine, ai ricambi meccanici, sono tantissime. E pensa che non abbiamo neanche ancora guardato nessun'altra frazione, dunque mi immagino i florvivaisti, tutti quelli che hanno le aziende agricole. Guarda Mara, oggi è veramente una giornata brutta, cerchiamo di guardare il positivo, non abbiamo feriti, non abbiamo dispersi, non abbiamo nessuno, questa è la cosa più importante. Domani poi tutti insieme cercheremo ovviamente di non abbandonare, ma di star ben vicini alle persone che hanno subito questa gravissima calamità con una forza veramente che io non avevo mai visto. Guarda, sono veramente spiazzato, sono in difficoltà a parlare in questo momento, perché è veramente una cosa che ti tocca realmente tanto, ti porta via una parte di te, perché se ci credi e ci sei veramente dentro è veramente una cosa disarmante.